Ecco qua, questo è il promo che ci racconta che il 2, il 3, il 4 di maggio torniamo con l'edizione numero 10 di Festival. Sembra un'odissea essere riuscito ad arrivare a 10 edizioni. Però prima di presentarvi gli ospiti che sono venuti a trovarmi, e uno adesso lo colleghiamo, volevo raccontarvi che è uscito questo nuovo libro a firma del nostro amico Totò Burrafato, che si chiama Tutta un'altra storia. È un romanzo che racconta, vabbè, non voglio spoilerarlo, è stato presentato esattamente sabato in via dei Librai con gran successo di pubblico, edito dal nostro editore Biagio Semilli, editore appunto Sicilia On Demand SRL, ed è appunto un romanzo che secondo me va letto. Io ho iniziato a leggerlo e vi posso dire che è vabbè, da leggere. Non voglio spoilerare, perché i libri secondo me non bisogna raccontarli, bisogna semplicemente dire che è uscito, lo trovate nelle migliori e nelle peggiori librerie di Caracas, come dire la pubblicità, e quindi godetevelo, si chiama Tutta un'altra storia. Allora, vediamoci la cartolina del festival, così ci ricordiamo che il 3 e il 4 maggio inizia la gara. Il 2 invece ci sarà praticamente aspettando il festival con Salvatore Cannata, direttore della testata di Videoregione, che verrà a condurre questa, come dire, anticipazione di quello che faremo nelle due date del 3 e del 4. Ci saranno in gara Sasa Salvaggio e anche i quattro gusti, o due dei quattro gusti, Domenico Fazio e Danilo Lo Cicero, che adesso vi presento e che vi faccio vedere, che sono venuti a trovarmi nei nostri studi. Buon pomeriggio alla metà dei quattro gusti, ve li faccio vedere. Buon pomeriggio a Danilo e Domenico. Ciao. Bravi! Buon Buon pomeriggio, pomeriggio, grazie. bravi! Grazie ragazzi, il pubblico, vostro calore. Grazie! Ma non è il calore del pubblico, ma è il calore dello Ora, non me ne studio. volere, però Domenico è la prima volta che viene al tuo Io studio. qua non sono mai The venuto first e a time. saperlo prima passavo dal trucco, perché queste luci sono veramente sparate belle, mi piacciono, ma si vedono tutti i miei difetti. E ricordo di Massimo che è la prima volta, non si scorda mai. Dai, infatti, se mi fate un primo piano di Domenico, gli date un'inquadratura a Domenico, vediamo questi difetti di cui parla. Io ti trovo su A parte quel porretto che c'ha là. Ma per me queste sono questi inviti di mattina. Esatto, Di mattina. io non ho mai beccato l'orario giusto di Domenico, non ci Allora, sono mai riuscito. Domenico lo vuoi vedere ragazzi. pimpante? Mai, 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 non lo è mai. Diciamo che dopo le 22 do il meglio di me. Dopo le 22. Allora, Quella. per dovere di cronaca, all'ultima edizione che abbiamo registrato, no, beh, eravamo in diretta, registrato nel senso che l'abbiamo già fatta, il nostro Domenico era assente perché aveva beccato il Covid, era positivo al Covid e quindi ci ha seguito però da casa tutte e due le Sì, ho sere. visto che hai fatto la lortighiera a posto mio. Fantastico. Io speravo di farlo anche quest'anno, ma ci sei e non lo posso fare, Vabbè, la mannaggia. fai accanto a me. Se, Io te la posso dire adesso la verità. Lui ha dai. fatto finta di avere il Covid Per farmelo per non fare. vestirsi da pinguino l'anno scorso. Ma adesso ve la faccio vedere questa esibizione. Chiedo alla regia se mi date il collegamento anche con Alessandro Gandolfo, che è in gara anche lui. Allora, edizione numero 10. Voi ne avete fatte quante, Danilo? Noi abbiamo fatto con questa, credo che sia la quarta, la Di quarta. cui una vinta con Una Una vita vinta. in vacanza e poi un paio di secondi E poi abbiamo posti. fatto, no, noi abbiamo sempre vinto il premio del Del pubblico in pubblico, sala. è vero. Hai capito, Ernesto Maria Ponte? Hai capito? Diciamo al pubblico a casa che noi ci D'accordo. divertiamo, cioè noi ci sfottiamo fra di noi, che è solo un gioco per tutti, tranne per Ernesto. Esatto. No, vabbè, è un gioco, noi ci teniamo sempre a dirlo che la gara non c'è. Esatto. Ma noi vinciamo sempre il premio del pubblico, perché il 50% del pubblico lo portiamo noi, cioè No, sono è amici vero, nostri, è vero, parenti, amici, amici. parenti, cugini. Quindi vuoi vincere facile, Esatto, ti quindi vinci. piace vincere facile, come no? Allora, stavo dicendo, il 3 e il 4 di maggio, manca una settimana, non vedo l'ora di arrivare sul palco del Golden per fare festa con i miei amici. Molti mi dicono, tu sottolinei sempre che è sta decima edizione, ma perché? 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 La verità è che non so se ce ne sarà un'altra, quindi l'obiettivo era arrivare a 10 e quindi per me è già, come dire, aver Ogni anno messo. così dici, sei No, 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 Massimo. beh, insomma, 10 è proprio, capito, è il compimento di un numero tondo, La bello, decade, la dice. decade, no? Quindi dici la decade, poi chissà. Anche noi dicevamo, noi siamo, vedi la coincidenza, il 10º anno del festival, 10 anni insieme, quindi Hai visto? è.
coincidenza fantastica. E quindi quest'anno lo vinciamo noi perché dobbiamo festeggiare. Allora, è collegato dalla sua automobile il signor Alessandro Gandolfo, che però non so se mi fa Gangitano Gandolfo. Buon pomeriggio Alessandro. Gandolfo, buon pomeriggio a te e a tutti. Ciao. Eccolo, ciao Alessandro, buon pomeriggio. Allora, tu sei in gara con noi per la prima volta quest'anno. Finalmente, finalmente perché tu, racconta che mi dici sempre di no e che finalmente com'è, non so com'è che ti girò. No, vabbè, ci sentiamo spesso e questa volta ho detto mi lascio andare per provare questa bella emozione. Ecco, ci vuole ogni tanto, no? Sento i tuoi consigli, per cui. Ma sì, ma raccontiamo, il festival è Danilo, è uno dei miei amici più cari insieme a tutti gli altri quattro gusti. Loro, i quattro gusti, sono per me la rappresentazione della partecipazione vera al festival, non che gli altri non ce l'abbiano, ma loro un pelo più degli altri perché sono quelli che se la godono più di tutti. Alla grande, consiglio a tutti. Dice a tutti così, ragazzi. No, Alessandro, è veramente... noi ce la godiamo sinceramente, a parte che a noi piace cantare. È vero, e quindi a noi piace. Ma non, anche a Domenico canta. No, ma io devo dire sempre una cosa: essendo in quattro, comunque è molto, ma molto più facile godersela, perché comunque ti diverti, c'è tutta un'altra situazione. Sì, rispetto. Alessandro debutta al festival con una canzone non facile, di Fiorello, Finalmente tu. Bellissima. Sanremo 1995. Sì. Ma perché hai scelto questa? E perché mi ricordo un po' le mie prime serate. Io quest'anno faccio 30 anni di attività, sono vecchietto rispetto a voi, ragazzi. ma scusa, credo sia nel 95. Fiorello poi è stato un nostro idolo, un maestro, per cui quando partecipò a Sanremo ero emozionato per lui, che è arrivato quinto, se non sbaglio. Ho scelto questa canzone molto bella. Quell'anno conduceva Anna Falchi, con la quale lui aveva una storia, quindi c'era questa cosa che si poteva... E ha vinto Giorgia. Esatto. Quest'anno tu hai una storia con Massimo Minutella. Deficiente. Senti, volevi chiedere qualcosa ad Alessandro? Sì, volevo chiedere Alessandro, anche lui, credo, in questi due anni di pandemia hai lavorato pressoché niente, quasi niente. Zero. Sì, pochissimo. Quindi per questo sei in macchina adesso, giusto? Quindi adesso sono in macchina e vado al semaforo a lavorare. Quindi vivi in macchina. Lui dorme in macchina. Noi dormiamo nello studio di Minutella. No, quando si spengono le luci, qua diventa una sorta di missione speranza. Tutti si accappello per terra, tutti a mangiare nelle gavette. A proposito, salutiamo San Salvaggio che è qui con ciao, noi. Ciao, saluta Sosa. Alessandro, senti, ma Giuseppe Conte che direbbe di questa tua partecipazione al festival? Ecco, buonasera a tutti. Presidente, nel rispetto delle misure riguardanti il distanziamento sociale, visto che ci sono i quattro gusti, insieme al comitato tecnico-scientifico, sappiamo qual è la verità. Qual è la verità, Presidente? La verità è che non c'è più rispetto. Detto da Conte è favoloso. Però voi non vuoi, Alessandro... Tu li puoi fare tutti, ma Celentano tu ce l'hai. Ce l'hai dentro, avere dentro la macchina Celentano? Non lo so, ti posso fare un saluto così. Provo gli occhiali qua. I primi occhiali che. È uguale. Uè, ragazzi, siete forti voi. Bravi. Senti, peraltro Celentano ha fatto un paio di festival e la prima volta che andò al festival creò un, posso dire, bordello, un casino enorme, perché si girò, diede le spalle al pubblico per fare questa mossa qui dei 24.000 baci, credo fosse quella. Ma sei preparatissimo, mio hotello. Celentano, ragazzi, è un mito incrollabile, non si tocca. Senti Ale, ma tu se potessi seguire il festival da casa, da utente, per chi voteresti quest'anno? Sinceramente non lo so, potrei dire pure i quattro gusti, visto che sono loro lì. Grande, hai visto che carino? Okay. Però c'è quella... c'è uno che fa Morandi, c'è una canzone di Morandi se non sbaglio. Sì, c'è Sassà che fa Morandi. Ecco, Sassà, la canzone è molto bella, io ancora la devo imparare, però... Gianni, che effetto ti fa vedere Sassà cantare la tua canzone? Ma sono un po' arrabbiato di questa novità, perché
Volevo essere io lì a cantare apri tutte le porte, però poi insomma c'è un punto che ti ha pagato una cifra quel bastardo di Sasai, quindi pagato, siete messi pagato. D'accordo. Ha pagato, ha pagato. Allora, c'è una clip che vi faccio vedere, andiamo indietro di qualche anno, però Emanuele, mi fai vedere quella di quest'anno, te l'ho girata oggi via email, altrimenti rivediamo quella, non è un problema, perché l'anno scorso i quattro gusti erano in tre, perché Domenico, ve l'ho raccontato, ha preso il Covid, ma adesso sta bene, no, adesso è tornato in attività, sta cioè, benissimo, alla grande. È tornato alla grande. Vabbè, vediamoci allora Una vita in vacanza, quella che mi hai fatto vedere prima in basse frequenze. Con questa canzone avete vinto il festival nel 2018. La prima partecipazione? No. La prima partecipazione? La prima è questa. Sì. Abbiamo okay. partecipato alla grande. Ah sì, perché poi ci fu Vero Amore. Vabbè, vediamoci questa, i quattro gusti che hanno vinto il festival. Prego, bel ricordo, che bel ragazzo, che bel ricordo, che bel ragazzo. Non la vedevo da allora e mi sono dal 2017 da prima, dal 2017 dall'anno prima. Presidente Cuffaro, le è piaciuta l'esibizione dei quattro gusti? Voglio fare i miei complimenti sul serio, cantano molto bene. I cannoli sono veramente importanti, non sapevo che erano così bravi a cantare. Complimenti, complimenti. I cannoni, è uguale. Senti Alessandro. Comunque ragazzi, siete veramente intonati, bravi. Non sapevo questa vostra No, no, i quattro gusti sono capacità. Molto intonati. Ma devo dire, quest'anno c'è un cast veramente pazzesco, così come tutti gli anni, devo dire. Però sì, ma quest'anno ancora di più. Quest'anno il hai cast alzato ancora di più l'asticella. Sì, abbiamo alzato il tiro. Ah, ho una piccola anticipazione da darvi, perché chi mi conosce sa che racconto sempre tutto. Nella stesura della preparazione del cast avevo invitato Matranga e Minofò, che mi avevano detto di no per motivi di impegni presi prima, ma erano... Sì, no, vediamo, è così, anche per gli impegni di Made in Sud che è iniziato e quindi... E invece poi qualche giorno fa mi hanno chiesto di tornare in gara, ma non potevamo, visto appunto l'enorme numero sconsiderevole di artisti, però giorno 3 verranno e mi regaleranno un pezzo e quindi staranno con noi per un loro pezzettino di cabaret che ci dedicheranno e ci regaleranno. Quindi il 3 ci saranno anche Matranga e Minofò, il 3 sera ci sono anche gli Shaklab ospiti con un paio di brani, il 4 invece ci verrà a trovare Antonio Ingroia, Charlize Theron, no, verrà il 4 verrà Antonio Ingroia, che insomma è stato per tanto tempo a fianco di Paolo Borsellino, ha scritto una lunga lettera per il trentennale dalle stragi e quindi faremo un momento per ricordare Falcone e Borsellino, e poi ci sarà anche il presidente della regione che verrà sul palco a premiare i primi tre. Chi sono i primi tre di quest'anno? Vai, scegli. Allora, i primi tre, la classifica, proprio voi la classifica. La classifica. Però noi, allora io mi sceglievo. No, che c'entra? Però tu devi tenere conto anche delle vostre capacità. Allora, secondo me quest'anno vince Gino Carissimo. Ma magari, mi piacerebbe tantissimo. Allora, come ha detto Davide Nicola per la Salernitana, che se si riesce a salvare la Salernitana vada al Papa a piedi, noi se vince Gino Carista ci facciamo tutta Palermo nudi a passeggiare. No, nudi no, perché poi magari vince via e chi fate? Però c'è da dire una cosa, Gino è un grande, è un'istituzione, sia per il festival, per Palermo, per la Sicilia, per la comicità. Diciamo che è la nostra secondo me, grazie Gino, alla sua ispirazione. Bravo, secondo me Gino vince a prescindere. Gino ha già vinto. Quindi la classifica non conta per Gino. Comunque, secondo me, primi quattro gusti. Ecco, bravo. Secondo il nostro imitatore è bravissimo, che sa fare tu. Ma lui le fa con la sua voce o canterà? No, Alessandro canta con la sua voce. Alessandro, però... canterai con la tua voce, sì, giusto? Sì, se no hai già vinto. Sì. Certo. Se no hai già vinto. Alessandro canta in tonalità originale, peraltro, mi ha detto il maestro Preiti, o no? No, no, abbassiamo di un tono, mi pare. Ah, abbassiamo di un tono. E io quindi, vedo uno Stefano Piazza nel possibile podio. Podio. Sì, e io ti devo dire invece di no. Aspetta, vediamo che dice Danilo e poi andiamo da Gandolfo. Perché tu devi considerare anche i voti social. Fanno tanto i voti social, soprattutto per chi è uno più attivo nei social. E quindi Gino la mallava. No, sto scherzando. Allora, io mi auguro. Gino Carista, dico il podio, però non dico primo, secondo e terzo. Gino Carista e Caterina Salemi nel podio. Poi sicuramente noi.
Sì, perché, sì, perché già ho mandato un sacco di messaggi alla famiglia. E poi, ragazzi, io non per la bravura, ma per la forza social che hanno, perché a cantare fanno cagare Chris Clune e Simone Riccoboni. Vabbè, loro sono forti. Alessandro, secondo te il tuo podio chi è? Ma potrebbe essere qualcosa del genere, considerando che i social funzionano, quindi, però Gino merita, Gino è straordinario, Gino, io lo adoro, ho avuto la fortuna di lavorare con Gino al teatro, ma io lo adoravo non proprio sulla scena, ma proprio prima cioè nella vita, cioè, quando racconta le cose Gino è straordinario. Cioè. Sì, sì. E poi, vabbè, Quattro Gusti, se cantano così come hanno cantato lì Una Vita in Vacanza, loro hanno ottime possibilità, Sasà, Castiglia, quindi... Beh, devo dire che anche Castiglia e Sasà hanno una portata sui social pazzesca. Ma infatti non si può fare. Ma infatti noi abbiamo appoggiato un podio. Stiamo solo giocando. Siamo tutti. Non si può fare una previsione. C'è anche Salvo Palumbo. Non sottovalutare Salvo Palumbo che... Sì. Attenzione. Peraltro dobbiamo raccontare che anche quest'anno la Digitrend ha realizzato una piattaforma che è la stessa dell'anno scorso, per cui la gente da casa potrà votare tramite WhatsApp o sul sito www.blogsicilia.it/festival e trovate poi la schermata con le foto di tutti i partecipanti, cliccando praticamente potrete votare. Lo scorso anno in due serate abbiamo superato più di 10.000 persone che hanno votato e quindi anche quest'anno spero di quantomeno andare a pari, cioè fare gli stessi numeri, ci metterei la firma. Ma mi piacerebbe moltissimo, immagina che voi da casa diventate i veri protagonisti. Allora, lo ricordiamo, il 2 sera, allora ricordato, vai, il 2 sera, aspettando il festival, quindi uno si prepara, incontri, ci aspettiamo. Interviste, dibattiti, chi vince, come tra l'altro noi saremo in diretta con Casa Minutella, esatto, dal Teatro Golden. Saremo in diretta lì con Salvatore Cannata, che condurrà Aspettando il Festival, ci sarò anch'io, ma me la godrò da seduto in platea, perché posso fare tutte cose io, no, non va bene. Quindi no. il 2 sera, alle 21.30. E ci siamo. E su questo non ci il 3 e il 4 invece partirà la gara ogni sera, nella prima serata e nella seconda serata, 15 artisti in gara la prima sera, 15 artisti in gara la seconda sera, con il podio finale. Ognuno degli artisti presenti in gara avrà un codice per poter essere votato, quindi ognuno di loro poi attraverso i loro social chiederà aiuto e sostegno. E poi c'è sempre il voto del pubblico in sala. Quest'anno no. Quest'anno il voto. Allora io dico 400 parenti di stasera. Ma volevo. L'abbiamo levato. No, quest'anno, no, posso dire la verità, non c'era lo sponsor che lo faceva. Tra l'altro ancora devo ritirare il primo dell'anno scorso. È vero, potete ancora prendere quello dell'anno scorso. Alessandro, senti, ma ti stai allenando giorni? Stai studiando? Perché... No, ma quando mi fai mangiare però? 2, 3, 4? Mai, Quattro Gusti da 2 anni... Sono fermo, non ho casa, approfitto di queste 3 giornate in albergo, ma mangiare quando? Mangiare quando? Allora, Alessandro, la parte più bella del festival, ahimè, non fa parte, non ci sono il pubblico, non c'è nessuno. Troppo no. Ci siamo noi, che ci divertiamo a mangiare insieme subito dopo il festival e passiamo ore in armonia. In questo volevamo salutare Sean Connery. Ciao Sean. per pochi, non si può spiegare. No, potete capire. Poi capirai anche tu, Alessandro. No, la verità è questa, ve la racconto io. La verità è questa. Raccontala tu, perché tu parla sempre a sproposito. No, non è vero. No, poi ti dico perché siamo in due in realtà. No, la verità è una. La verità è una, che ci sono delle barzellette che Giuseppe Castiglia non può raccontare in pubblico, perché oggettivamente non si possono raccontare, e le racconta agli amici. Poi i pochi intimi. Sean Connery, aspetta, vediamo se risponde. Alessandro, quindi non stai ripassando in questi giorni? No, non sto ripassando. No, perché c'è gente che va dai vocal coach, ragazzi. Addirittura? Eh sì, guarda. Però Finalmente Tu No, Finalmente Tu non è facile. È bellissimo, tra l'altro. È molto difficile, è molto difficile. Soprattutto quando alza. Allora, io so che Chris Clune e Simone Riccobono vanno dai vocal coach, la Pupella e la Rossella Leone vanno anche loro dal vocal coach. E le due ragazze, la Chiavetta e Monia Rizzi, anche loro vanno. Noi ci volevamo andare, a me erano tutti pigliati. E tu vedi, tutti i vocal coach e la CD non mi risponde. Tutti i vocal coach sono tutti impegnati.
No, anche se è un gioco è giusto arrivare preparati, infatti questa noi l'abbiamo... Vedi che bella riflessione. Certo, no, anche se è un gioco bravo. Comunque devi sempre dare... È sempre una vetrina, te, sempre ti stai mettendo in mostra davanti al pubblico, quindi è giusto che... Gino Carista fa da vocal coach. È vero, ci andava, ora non lo so, forse ha sbagliato i indirizzi. L'unico indirizzo. L'unica cavolata che abbiamo fatto noi è che 15 giorni prima del festival abbiamo scritto la parodia, ovvero Totò ha scritto la parodia e l'abbiamo dovuta imparare. Quindi è probabile che noi canteremo quella perché l'abbiamo memorizzata. Un poco di confusione. Dove si mangia? Un po' di confusione. Senti Alessandro, ma nel ritornello di Finalmente tu, no? E poi Finalmente tu, ecco, per esempio, se ti va, ma Enrico Ruggeri come la canterebbe? Aspetta, fammi entrare nella testa di Ruggeri. Allora... E poi finalmente tu tira tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Grazie, saluto i quattro busti. Grande Enrico. Allora, adesso prima di salutare... Con Alessandro mi divertirò perché lo stavo dicendo perché io mi diletto un po', non sono ai livelli Nino tuoi. Nino Banfi come che direbbe? Ma io faccio valutazioni vecchie come tu quale fai? Ma che cazzo mi fai incazzare perché Alessandro... Mi piace perché mi piace questo, non lo so, questo capello. Mi piace. Bravo. Grande. Senti Gandolfo. E poi Lino Banfi è un personaggio che io non imito quasi mai, si può dire. Ci sono due versioni di Lino Banfi. Lino Banfi, sì, quello che conosciamo tutti da giovane, bravo, che è tipo un po' quello che praticamente c'è contento ragazzi, porca puttana di grazietta. Poi c'è quello d'anziano, bravo, che diventa tipo sono contento, sono Lino Banfi, effettivamente questa citazione dei quattro gusti al festival. Bravo, bravo. Sono contento. È cambiata la voce. Sì. Cambiano spesso. E quando ero piccolo c'era un altro cavallo di battaglia che poi ti farò ascoltare, che era Bruno Pizzul, il famosissimo Pizzul. Ah, beh, guarda, stavo per chiederglielo. Senti, lo fa anche te? Guarda, te lo faccio sentire. Alessandro, per favore, puoi vedere se in macchina c'è Bruno Pizzul, puoi vedere se... è tornato, se è lì con te. Signori, a voi tutti in ascolto, siete collegati con lo stadio di Nutella, tutte pronte per il calcio di inizio. E soffrono gli azzurri, Lisa Rasù è il mio Rab, mito, ti ricordi Turab? Fantastico. Allora, 3 e 4 maggio, il festival in due aspettando, inquadratura per Domenico Fazio che ci ricorda che non dovete mancare a seguirci, adesso poi vi dico dove. Ci vediamo già dal 2. Esatto. Già dal 2 con Aspettando il Festival. Aspettando il festival. Poi 3 e 4 ovviamente. La gara. Danilo. Ha detto tutto il sex symbol. Ok. Ci vediamo, allora, te lo dico per restare in tema con Alessandro, vai. Mi concentra, allora dobbiamo vederci tutti insieme, il 2, il 3 e il 4, saremo insieme, ci sarà tanta ci sarà tanto da divertirci e soprattutto Alessandro sorride perché in macchina ti darò un alloggio decente così verrai con noi a festeggiare, va bene Alessandro? Bravo, così. Bravo. Alessandro, anche a te è il compito di invitare tutti quelli che ci seguono, per grazie a Dio non sono pochi. Allora, dai. Con la voce di Giuseppe Conte, mi aspetto, giorno 2, facciamo questa diretta, io sono esperto di dirette, voi lo sapete. Come no, Presidente, passavamo serate intere a seguirla. E poi il 3 e 4 inizia il festival. Nel rispetto delle misure riguardanti il distanziamento sociale, ci sarò io e il comitato tecnico scientifico con voi e con ma noi. Ma quanti sughi sono comitato? Non si è caputo. Assai. Allora, per prima di salutarci, le date ve le hanno date. Le avrei voluto conoscere un giorno. Ma e tu immagini poi chi saranno? Franco, Pino, Giovanni, Giuseppe. Allora. Bellissimo. Il 2, il 3, il 4 saremo in diretta contemporanea su, due punti, blogsicilia.it, sulla pagina Facebook di Caso Minutel e quella di Blog Sicilia. In TV, su Video Regione, occhio, perché a partire dal 28 in alcune zone della Sicilia, Video Regione sarà possibile seguirla sul canale 14, mentre in altre parti della Sicilia sul canale 16, quindi
o 14 o 16 a seconda del periodo, anzi perdon, a seconda della zona dalla quale ci seguite. E poi ancora saremo in diretta sulla pagina YouTube di Blog Sicilia, sul canale Twitch di Blog Sicilia e poi su Radio Fantastica. Grazie ad Alessandro Gandolfo che è collegato da Marsala. Alessandro, ci vediamo al festival, un abbraccio grande. Ciao bello mio. Ci vediamo presto il 2. Grazie per aver accettato questo invito. Ciao Ale, bello mio. Ciao. E complimenti ai quattro gusti perché qualche tormentone lo ricordo ancora che avete fatto voi, quindi bravi ragazzi. Grazie, grazie. Brava a te, brava a te. Grazie, grazie, grazie Alessandro. Grazie a Domenico Fazio e Danilo che insieme a Giuseppe e Toto sono quattro fratelli e a cui voglio molto bene perché oltre ad essere quattro artisti sono anche quattro ragazzi straordinari. Grazie. Con la straordinaria scritto maiuscolo perché avete un cuore grande. E... comunque questo è, scusami se ti interrompo, per il cuore grande. Questo è l'ultimo invito da Quattro Gusti, perché noi dopo 10 anni stiamo cambiando nome. E come vi chiamerete? Domenico e gli altri. No, infatti gli altri due non sono venuti perché sono offesi da questa... Forse ci stiamo mettendo d'accordo per Domenico e i suoi amici. Però non è vero, però non vediamo. Ci crederò mai. Ma non sono... No, dopo 10 anni si deve cambiare. Dopo 10 anni io dovrei... avrei detto D&D, vabbè. D&D. Oppure c'era Rocco e i suoi fratelli. No, i Quattro Gusti. I Quattro Gusti bene, per quattro sempre. Grazie, anche oggi abbiamo portato a casa 90 minuti. 90 minuti a proposito, il Palermo ha vinto a Bari, lo vogliamo dire queste piccole cose? Beh, insomma, dai. Ormai non ne parliamo per scaramanzia, per non dire tenete chiuso, basta, cioè, non ce l'abbiamo detto. Fermi, non ne parliamo, silenzio. Allora, grazie in ordine sparso a tutto il comparto tecnico, da Federico del Popolo a Emanuele Cammarata che cura la regia di questa trasmissione, al mio editore, a Biagio Similia, e poi a Severio Falcone, a Fabio Lamantia e poi... al mio inseparabile amico Piero Messina che scrive Casa Minutella insieme a me. Giovedì nuova puntata, cominceremo a conoscere i candidati a sindaco di questa città, lo faremo nella prima mezz'ora con uno, nella seconda mezz'ora con un altro e poi nella terza mezz'ora parleremo del festival. Baci, ci vediamo giovedì, sigla!